È cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, 6 anni dagli allievi alla primavera, con un sogno nel cassetto, quello di tutti i ragazzi della sua età, diventare un calciatore professionista. Nadir Zortea in Serie A ha debuttato e realizzato anche il suo primo gol con la maglia della Salernitana, dove era in prestito. Sabato scorso a Genova ha fatto un altro debutto, al quale teneva in modo particolare. Ha giocato la sua prima partita ufficiale da professionista con la maglia dell'Atalanta. Sì, sono molto contento. Alla fine, da quando sono arrivato qua il primo giorno, che sogno di allenarmi da questa parte del centro sportivo, e quindi sì, è un sogno assolutamente che si avvera. Le prime soddisfazioni importanti Nadir ha cominciato a raccoglierle già nel vivaio atalantino. Abbiamo vinto lo scudetto anche con gli allievi, quindi diciamo che sono stati degli anni indimenticabili, dove ho sempre tenuto il massimo che si poteva ottenere ogni anno. Ma del settore giovanile sicuramente il ricordo più grande che ho è la vittoria del campionato primavera, perché è comunque una delle categorie più importanti del settore giovanile, quindi è una vittoria più prestigiosa che c'è. È stato un bergamasco adottato, sono arrivato a 14 anni, quindi molto piccolo, e comunque è sempre stato un sogno, anche perché mi sembrava comunque impossibile quando chiedevo le foto fuori dal centro sportivo. Adesso con la macchina ci passo io, quindi una soddisfazione immensa. E domenica al Ferraris contro la Sampdoria con la maglia dell'Atalanta, un altro sogno che si realizza. Non sapevo se entravo o meno, però comunque ci ho sperato, quando poi mi ha mandato a scaldare ho sperato veramente, veramente tantissimo. Infatti ero già fatto i film sul post partito, sulla soddisfazione che avrei avuto, quindi è stato fantastico, è stato molto importante per me. Comunque la partita era a ritmi altissimi e c'era tanto agonismo, quindi non c'era tempo di pensare alla soddisfazione personale, ma ho dovuto subito calarmi nella realtà della partita e entrare dimenticandomi insomma tutto il resto. No, quando sono uscito ho chiamato subito i miei genitori, che sono diciamo la cosa più importante, e poi i miei amici. Adesso obiettivi quest'anno ce ne sono parecchi, e sono anche molto alti, e quindi vedremo insieme alla squadra dove saremo capaci di arrivare, ma comunque pensiamo a fare 3 punti ogni domenica e poi vediamo di tirare le somme alla fine.